Hello guys, anche oggi parliamo di crush. Bentornati con Cartoon Joe per il mese di novembre. Come state? Spero tutto bene. Oggi andiamo a parlare di crush. Così come avevo fatto qualche mese fa per quanto riguardava le serie animate, vi lascio qua sopra il link al video in questione. Oggi parliamo di crush per il mondo disneyano. Come l'altra volta, ho deciso di non fare una classifica perché non mi sembra il caso, ma sarà un semplice elenco nel quale vi parlerò di come sono nate le mie crush, di come sono proseguite e per quale motivo ho crushato per determinati personaggi. Ci sono delle sorprese magari per voi e dei personaggi anche più scontati, ma io direi di partire subito. Se mi conoscete sapete che il mio cartone Disney preferito in assoluto è Pocahontas e quindi se avete visto anche la recensione dedicata a questo cartone che ho fatto qualche mese fa, sapete che io nutro un amore sconsiderato per John Smith perché è un personaggio bello, cioè nel senso che esteticamente è molto molto il mio tipo. Il personaggio in sé mi piace, è carino, non è molto utile per la trama, però direi che come crush ci può stare da Dio. Il secondo personaggio che vi vado a nominare è Jim Hawkins. Se avete visto Il pianeta del tesoro, non potete non esservi innamorati di questo ragazzo dagli occhi chiari. Il personaggio in sé mi aveva fatto battere il cuoricino non appena era apparso sugli schermi, quindi tanto amore per Jim. Il terzo personaggio, mi ci sono innamorata quando è uscito il cartone ed ero già abbastanza grandina, ed è Flynn Rider, quindi il lover, la crush amorosa di Rapunzel, che è un cartone nuovo ma che mi è piaciuto veramente tanto a differenza di altre nuove uscite della casa Disney. Però Flynn Rider, ragazzi, non potete non esservi innamorate di Flynn Rider perché hanno costruito il personaggio apposta perché voi vi innamoriate di lui, ecco, quindi non si può assolutamente non innamorarsi di Flynn Rider alias Eugene. Ecco, adesso partiamo con le note dolenti perché se vi ricordate io ho sempre avuto un debole per i personaggi cattivi in generale in tutti i cartoni animati, vuoi per esperienze personali, vuoi per altri motivi, ma comunque il linguaggio suadente del cattivo di turno no, mi ha sempre affascinato tantissimo, anche a livello libidico, e quindi non posso che essermi innamorata di Ade. I dialoghi di Ade sono costruiti benissimo nel suo cartone d'appartenenza, ovvero Hercules, e mi piaceva tantissimo il modo in cui si approcciava a Megara, il che vi fa riflettere appunto su quanto io prendessi seriamente le mie crush e quanto fossi malata di testa. E il comportamento che adotta nei confronti di Megara è assolutamente violenza psicologica. Però a me piaceva veramente tanto Ade come personaggio, per quanto sia brutto come la fame, ragazzi. Cioè, qua è proprio il carisma di Ade che mi ha sempre fatto innamorare, quindi prendete con le pinze questa mia crush e non pensate di me male come state facendo. Il secondo personaggio cattivo, e qua andiamo anche sulla zoofilia perché si tratta di Scar, uno dei miei cattivi preferiti del mondo disneyano, e in generale mi piace tantissimo anche lì il suo carisma, i dialoghi, la voce, il modo in cui si approccia agli altri personaggi, l'inganno, insomma, a me piace moltissimo come personaggio e da piccola crushavo abbastanza per lui, però devo dire che lui se la combatteva abbastanza bene con Simba. Un personaggio un po' di nicchia che però mi è sempre piaciuto tantissimo, anche lì per il carisma, ma anche per il sex appeal, che non è diciamo la sua nota principale, ma comunque mi piaceva tantissimo, è Basil l'investigatopo, alias Basil di Baker Street, alias la versione toposa di Sherlock Holmes. Mi è sempre piaciuto tantissimo Basil come personaggio e di conseguenza non potevo non crushare. Penso che lui sia il motivo per il quale il cartone mi piace veramente tanto, per quanto sia un cartone un po' di nicchia. C'è un po' questo scontro, diciamo, nel film Aladdin tra Aladdin stesso e Jafar. Jafar per i motivi sopracitati, così come per Ade, così come per Scar, ma in particolare così come per Ade, per lo stesso motivo, quindi per il carisma e per il modo in cui si approccia a Yasmin. Anche lì, ragazzi, io non so cosa avessi in testa da piccola, però probabilmente avevo dei problemi seri in quanto a crush, in quanto a love object. Quindi ecco, non valutiamo tanto questa cosa, ma nemmeno la bellezza estetica di questo personaggio, ma è un gran personaggio come cattivo.
E Aladdin mi piaceva principalmente per una questione estetica e per una questione sempre di simpatia. Poi abbiamo uno che, ragazzi, se me lo fossi trovato davanti quando ero piccola o anche adesso, probabilmente crasherei così come allora, e si tratta di Tarzan. Tarzan che, ragazzi, è stato disegnato non bene, benissimo, perché ditemi voi se non avete mai avuto una crush per questo ragazzo in mutande, che si lancia sulle liane, che ha un'atleticità pazzesca. È vero, magari averci una conversazione edificante non è molto possibile, però è un bel vedere, cioè non si può dire che non sia un bel vedere Tarzan. Siamo quasi alla fine, ne mancano quattro. Il quart'ultimo di questo elenco è Jack Skeletor, e anche qua dici: ma perché, ma per quale motivo uno si deve crashare per uno scheletro? Anche lì il carisma, il personaggio, il fatto che il cartone in sé mi piace tantissimo, questa questione del tormento che ha Jack nei confronti della sua identità, queste crisi di identità, insomma è il classico caso umano Jack Skeletor, che se ce lo trovassimo davanti nella vita reale lo eviteremmo a pie pari, ma per quanto riguarda le crush immaginarie, ragazzi, Jack Skeletor top. Un personaggio un po' insolito magari per molti di voi, ma che è sempre stata per me una crush in quanto incarna una specie di uomo ideale, un po' per i suoi interessi ludici e un po' per il modo che ha di fare di affezionarsi alle persone, alla sua famiglia, è Rudy della Carica dei 101. Rudy rappresenta tutto ciò che io vorrei in un uomo. È un musicista appassionato di musica, un artista, e vive di quello, così come me, del resto con la danza, dai sentimenti molto forti, che è molto molto legato alla sua famiglia e che non la lascerebbe andare per nessunissimo motivo. Che dire, Rudy, se esisti veramente, fai una citofonata a casa mia e beviamoci un tè, proprio perché sei inglese. E l'ultimo in questo elenco è Febo, ragazzi, così come John Smith, non ha un grande valore a livello di trama all'interno del Gobbo di Notre Dame, però ragazzi è bellissimo, cioè quell'uomo è proprio bello e ha dei valori molto profondi, lealtà, fiducia, coraggio, insomma ha un sacco di qualità Febo. Mi piace molto il suo ruolo all'interno della storia in generale, ma a livello di crush non ce n'è, è come John Smith, cioè è bello, è tutto, cioè io cosa posso dire di più? Ultimo in questa lista è Nick Wilde, quindi il protagonista maschile di Zootropolis, alias Zootopia, non so come lo chiamate voi. Sapete che io ho una passione smisurata per questo cartone da quando è uscito, per i messaggi, sottomessaggi che ha, ma Nick Wilde diciamo che aggiunge una nota sexy a questa storia, a questi personaggi. Anche qua zoofilia portami via, però, ragazzi, Nick Wilde è un personaggio talmente carismatico, talmente bello, talmente bravo nel parlare, furbetto, così che non puoi non crashare per Nick Wilde. E questo è quanto. Ora potete pensare di me quello che volete. Sicuramente molti di voi penseranno che sono una pazza psicotica ad essere innamorata da piccola o da grande di questi personaggi, ma ditemi la vostra, quali sono le vostre crush disneyane e ovviamente cosa pensate delle mie. Ragazzi, io sono una brava persona, queste sono solo fantasie. Fatemi sapere tutto qua sotto nei commenti e ne discutiamo in maniera molto divertente e leggerina. Qua sopra trovate tutti i miei social dove potete commentare, contattarmi e ovviamente sostenermi. Invece qua sotto trovate la mia mail per le collaborazioni e corrispondenze. Se vi è piaciuto questo elenco di crush disneyane, mettetemi un likeino di supporto, e se pensate che possa piacere anche ai vostri amici, parenti e conoscenti, condividetela su tutti i vostri social. Se pensate che questo format, questo canale siano meravigliosi e bellissimi, divertentissimi, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per non perdervi nemmeno un video. Un bacione e ci vediamo alla prossima!